Buongiorno a tutti da Vittorio Sanna, ennesimo appuntamento con GP On Air Attualità, così lo abbiamo rinominato dopo la ripartenza insieme, dopo il lockdown e dopo le speranze che abbiamo accumulato durante i mesi di chiusura. Ora si analizza la realtà, una realtà che inizieremo ad analizzare con un aspetto curioso legato a un grande artista nel campo della musica, si chiama Nicolagus. Nel periodo in cui stava chiuso in casa ha sperimentato ulteriormente le sue capacità musicali facendo suonare un po' tutto, dalle patate alle uova, dalle tazzine del caffè, insomma, a qualsiasi altra cosa gli capitava per le mani, e ne ha fatto tanti video e con lui analizzeremo appunto questa sua vena artistica, che peraltro ha avuto già un'altra punta di popolarità quando aveva trasformato una pinna di pesce spada praticamente in una sorta di chitarra con le canne che erano state rigettate nella spiaggia del Poeto. Continueremo con invece Riccardo Gioacchino dell'Horse Country Club di Alabir di Arbore, che ci parla di come sta impostando la stagione, di come si sta cercando di rimediare a quella che è la stagione compromessa dall'assenza dei turisti stranieri con una politica votata a valorizzare il turismo interno, e vedremo quali sono le strategie studiate appunto in questa occasione. E infine, ma non certo come argomento ultimo rispetto agli altri, conosceremo ancora un'altra redattrice di GP Report, una collaboratrice, Daniela Cadeddu, che ci farà un reportage su come la comunità sedilese sta vivendo questo periodo dove abitualmente c'era l'attesa per l'Ardia che quest'anno non si farà, e abbiamo tentato di sentire il polso della situazione cercando di capire come la comunità di Sedilo ha preso questa sospensione, questa mancanza di quello che è un rito per il quale si lavora un anno intero e che coinvolge veramente tutti in modo passionale come poche altre occasioni. Tutti questi temi tra poco a GP On Air Attualità. A GP On Air abbiamo un grandissimo musicista, sa suonare tutto, sa far suonare tutto, e nel tempo del coronavirus, nel tempo del lockdown, chi ha seguito le sue pagine si è certamente divertito. Si chiama Nicolagus, ben trovato Nicola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Vittorio, grazie mille. Tutto hai fatto suonare, le patate, tutto quello che ti capita, l'uovo, qualsiasi cosa hai fatto suonare. Mi spieghi questo tuo obiettivo di dimostrare che tutto ha un suono? Beh, innanzitutto era anche un modo per passare un po' il tempo, nel senso che purtroppo a livello sia di concerti che di serate e tutto ciò che ruotava attorno alla musica, all'arte, purtroppo abbiamo avuto un periodo buio e ancora un po' lo stiamo vivendo. Quindi cosa è successo? Non potendo suonare il solito strumento, ho detto vediamo cosa c'è in casa che può direttamente creare suoni e far diventare musica. Così ho incominciato a sperimentare un pochettino e creare poi anche dei video dove lanciavo questi messaggi, dove appunto tutto ciò che l'uomo può creare musica da qualsiasi oggetto, perché alla fine il suono si sviluppa da qualsiasi cosa. Se tu pensi ai primi uomini che logicamente hanno provato a creare musica, l'hanno fatto
con quello che avevano tra le mani. E io, quello che avevo tra le mani quel momento, ho detto: ma sì, facciamolo suonare, vediamo un po' cosa viene fuori. Hai trasformato anche le canne del poeta, perché qualcuno ricorderà, o comunque ciò che arrivava dal mare, come uno strumento, e addirittura sei riuscito a carpire da quel suono le sonorità mediterranee, quasi fosse il mare a mandarti lo strumento. Una visione anche molto poetica. Sì. Diciamo che è stato diciamo anche un evento abbastanza particolare quello che abbiamo avuto nel Poetto, perché comunque non era soltanto l'arrivare delle canne, ma alla fine, se ti ricordi bene, è stato un evento che ha creato in realtà una comunità. Hai visto tutta questa gente che arrivava al poeta, si univa, giocava con le canne, quindi era come se una natura in quel momento facesse tornare tutti i bambini, come se non avessero mai visto le canne, quando invece le abbiamo a portata di mano. Però è stato, diciamo, un evento abbastanza particolare. Io ho visto queste canne e al posto di prenderle per costruire, sai, i soliti strumenti a fiato, come potevano essere flauti di Pan, sempre comunque attinenti al fiato, ho voluto pensare più ad uno strumento che poteva, diciamo, avere un richiamo proprio col mare. E l'unico strumento che in quel momento poteva essere così, diciamo, come col richiamo del mare, era uno strumento a corda. Se tu pensi alle corde, quando le fai vibrare con la chitarra, emettono delle onde sonore proprio che sembrano proprio delle onde del mare. Quindi ho voluto coniugare queste due cose, però senza sapere in realtà come poteva venire fuori il suono, perché io l'ho immaginato. Poi invece, strada facendo, ho voluto abbinare alle canne il rostro del pesce spada, che sarebbe la spada che diventa poi una tastiera dove poggiare le corde, e come una chitarra che appunto ha una tastiera in legno, però io l'ho fatta invece col pesce spada. Quindi proprio uno strumento che arriva dal mare praticamente. Poi la sonorità mediterranea, ho voluto abbinare per avere queste sonorità mediterranee forti, il fatto che ho abbinato le canne che sono, diciamo, arrivate dal mare, ho pensato poi invece purtroppo a quel che veramente sta vivendo il mare in questi ultimi anni, l'immigrazione di tanta gente che purtroppo muore anche nel mare, e quindi ho voluto prendere le ultime quattro corde di uno strumento arabo e l'ho voluto unire, diciamo, alla poesia che è diventata uno strumento musicale che si chiama Eram, che significa mare al contrario, e lo utilizzo negli spettacoli, e oggi è uno strumento vero e proprio musicale. Senti, Nicola, tu, se non ricordo male, hai 24, 25 anni, No, io ho ricordami. 37. Ah, ne hai di più, ero convinto fossi più giovane. Da sempre ti conosco, perché tu sei partito comunque dalla Launeddas, da strumenti classici, poi da lì ti sei mosso per sviluppare anche altre cose. Chiaramente la Launeddas continua ad essere il tuo pezzo forte, però anche con le Launeddas hai sperimentato nuove cose. Ad esempio le hai costruite anche con qualcos'altro, non solamente con le canne classiche. No, io allora, sì, da bambino ho sempre comunque studiato musica, le Launeddas hanno sempre fatto parte di me, come hanno anche fatto parte tantissimi altri strumenti. Però diciamo che le Launeddas mi interessava proprio la particolarità di questo strumento e la ricerca anche di creare un qualcosa di diverso, perché ho sempre creduto già da bambino, in una Sardegna nuova, in una Sardegna che poteva comunque rappresentarmi con l'era che vivevo. Quindi diciamo che la Sardegna, se fosse rappresentata a livello folcloristica, eccetera, però non la sentivo mia, perché logicamente era una finta tradizione che veniva rimescolata, eccetera, quindi non la sentivo veramente mia, ma volevo un qualcosa di vero, di Sardegna, con i suoi problemi, con le sue realtà, con le sue dinamiche, quindi una Sardegna contemporanea che mi poteva rappresentare. Così già da bambino avevo una ricerca diversa sull'utilizzo dello strumento, sino a quando poi, piano piano, sempre di più con gli studi anche musicali, oggi mi ritrovo
cercare sempre di più e poi anche e soprattutto a livello di costruzione con i metalli, soprattutto con una lega che ho creato con l'alluminio, e ho creato proprio queste Leonidas qua in metallo, in alluminio temperato. Senti, tornando alla sperimentazione che hai fatto con tutti i materiali, ricordami, le patate, poi cosa hai utilizzato? Patate, carote, uova, poi bottiglie, deodoranti, tazzine di caffè, diciamo un po' di tutto. Tutto ciò che era la vita quotidiana domestica, perché alla fine dovevi rimanere dentro quasi 24 ore su 24, se non che per andare a fare la spesa, quindi tutto ciò che potevi avere in mano diventava musica, diventava anche poi ricerca, che poi tra l'altro alcuni strumenti di questi li utilizzo davvero in concerto. Per dire, ho creato delle ocarine con la coloreria italiana, quelle che servono per dipingere la roba, è diventata un'ocarina veramente perfetta. Poi il deodorante, la scatolina sarebbe in metallo, una volta svuotato è diventato un flauto alle sonorità giapponesi, per dirti. Quindi diciamo che qualcosa ha creato, al posto di essere distruttivo da una parte, è stato diciamo costruttivo, perché con la ripresa avrò qualcosa in più da raccontare, da poter presentare. Ti faccio una domanda indiretta proprio legata a questo. Quali scuole hanno avuto già il vantaggio, la fortuna di lavorare con te, con qualche laboratorio specifico? Allora, avevo fatto dei laboratori con Anivola ad Assemini, avevo fatto dei laboratori con la scuola di Via Quirra, alle scuole medie, a Cagliari, poi a Sinai avevo fatto dei laboratori nella scuola Luigi Amat, e poi ero in attesa di sapere per poi... Io spero che questa attesa sia breve, perché da quello che potete vedere, faccio pubblicità a Nicola Agus, da quello che potete vedere nei suoi filmati su YouTube, alla sua pagina e su Facebook, invito tutti gli insegnanti che hanno dei progetti da sviluppare per le sonorità musicali a verificare la bontà di questo lavoro, in modo che possano poi eventualmente, laddove c'è la possibilità, scegliere di collaborare con Nicola, che è veramente un pozzo di idee. Grazie Nicola. Grazie a te Vittorio. Un abbraccio. Grazie e buon lavoro. Un ciao. Abbraccio. Ciao, ciao. GP On Air, Riccardo Gioacchino dell'Horse Country di Ala Birdi, giusto? Arborea? Di Arborea. In territorio di Arborea. Ben trovato intanto Riccardo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Si parla di turismo chiaramente, stiamo vedendo un po' che tutti, anche i grandi alberghi, stanno partendo con netto ritardo. 28 mi pare il Forte Village, ci sono anche degli alberghi in Costa Smeralda che hanno ritardato la loro partenza. Invece l'Horse Country come ha impostato la sua stagione? Come sta cercando di rimediare al lockdown, a questo ritardo che c'è, a questa carenza soprattutto di turisti che arrivano da oltremare? Beh, allora, noi innanzitutto apriamo il 3, diciamo così, già quindi nel mese di luglio, perché appunto cercavamo di aprire già con un flusso assicurato, dato che comunque il piano voli, i voli comunque per la Sardegna hanno avuto qualche ritardo o comunque qualche incertezza sulla programmazione. Partiamo diciamo così dedicandoci innanzitutto al nostro target storico, cioè i cavalli. Abbiamo attivato quindi delle attività per i più piccoli, dove i genitori possono anche lasciare tutto il giorno il proprio figlio da noi e farà tutto il giorno delle attività con i pony e comunque di estate ragazzi.
Poi andiamo quindi su un target che già avevamo, quindi di cavalli fidelizzati, che non è un prodotto specificamente mare. Dopodiché andiamo ad attivare tutti dei servizi pensati e creati per le persone, per diciamo i locali, per i sardi, che sono dei weekend a tema e sono anche, per esempio, l'utilizzo delle piscine, dei servizi del resort, day use, cioè nel senso in giornata una persona può venire e usufruire del singolo servizio che c'è all'interno del resort, dalle piscine ai ristoranti, al saloon, pizzeria con cui fare musica dal vivo, eccetera eccetera. Quindi ci stiamo molto dedicando alla clientela sarda e alla clientela nazionale, perché purtroppo la clientela internazionale ad oggi ha moltissima incertezza, non si capisce bene, appunto, almeno per il mese di luglio, che cosa succederà. Insomma, un piano adattato proprio a quella che era già l'indicazione di massima. Si diceva che con la carenza, soprattutto saltando il mese di giugno, che era il mese dei tedeschi, saltando la possibilità di turismo straniero, il turismo interno sarebbe stato certamente quello da privilegiare, e voi avete fatto un piano proprio legato a questo, mi pare. Sì, abbiamo fatto un piano legato a questo. Purtroppo i numeri dicono che il turismo in Sardegna interno vale il 6% delle presenze totali. Quindi i numeri non basteranno per, diciamo così, far lavorare tutte le strutture che ci sono in Sardegna, che sono tante, abbiamo tanti posti letto, ma insomma c'è da reinventarsi e c'è da stare appunto sul pezzo. Noi stiamo provando a convincere, a fare un po' la corte per cercare di inventarci dei prodotti che escano dal turismo tradizionale e che cercano di fare la corte anche a una clientela locale che ha delle esigenze diverse rispetto a quella internazionale, ecco. Quindi è possibile pensare che comunque chi programmava un viaggio nell'arco dell'anno partendo dalla Sardegna, considerate le difficoltà anche ad uscire dalla Sardegna, possa riconvertire appunto la sua vacanza in una vacanza interna e quindi magari aumentare questo 6%? Questa è un'ottima domanda, perché le dico che si sta proprio verificando questo. Certo, la Sardegna fa 1.600.000 abitanti, le presenze della Sardegna sono, adesso non ho i dati alla mano, ma sono, insomma, dicono dalla regione i dati, dovrebbero essere 2 milioni e mezzo di presenze per quest'anno, quindi insomma questo 6% può aumentare. No, probabilmente non basterà, ma sicuramente sarà un aiuto. E il turismo di prossimità, che è quello che diciamo tutti quanti su cui tutti si basano, la nuova teoria del turismo di prossimità, bisogna organizzarsi bene per riuscire a cambiare il modello turistico, almeno per questi anni, in questo senso, ecco. Però comunque la nostra zona, in generale, non solo Arborea, però comunque la Costa Ovest, la Costa Verde, eccetera, cioè nel suo territorio ha già dei punti di forza per quanto riguarda questo periodo, perché le distanze sono molto ampie, non ci sono problemi di assembramenti particolari, insomma. Quindi quello che prima forse era uno svantaggio, ad oggi può diventare un vantaggio. C'è un'altra possibilità, quella che la stagione non sia del tutto fratturata e quindi la prima parte è persa, ma si possa spostare, chiaramente in questo caso con il clima permettendo, cioè l'idea che magari partendo adesso a luglio, considerato che giugno comunque non è la stagione massima, si possa recuperare una parte anche a settembre-ottobre. Allora, sicuramente il trend è questo, perché noi abbiamo molte prenotazioni su settembre, poi comunque chi fa congressi non ha potuto fare la parte congressuale perché non era possibile. Ci sono delle cose che sì, sicuramente vanno in questo senso. Ripeto, noi facevamo il 56% delle nostre presenze era all'estero, quindi certo, vero, tutto vero, però insomma i numeri sono, insomma, impietosi. Esatto, cioè nel senso tutto vero, ma per arrivare ai numeri degli anni passati, cosa che è impossibile, che nessuno pensa, però diciamo così, per avvicinarsi verso quel trend ci sarà bisogno di
c'era bisogno di tempo, quest'anno sicuramente non sarà così ed è proprio un anno dove bisogna mettersi a pensare dei prodotti nuovi e a reinventare le offerte che se no altrimenti sono obsolete, ecco. Cioè, quindi, però sì, si sta andando anche verso quella parte là, sicuramente la stagione qualcosa si potrà recuperare. Ecco, questa necessità che è sorta potrebbe essere anche un laboratorio per incrementare la stagione come in passato si chiedeva, cioè diciamo che molte volte noi sardi, non faccio chiaramente un discorso legato alla sua struttura ricettiva, no, che magari non le appartiene, però noi sardi molte volte abbiamo campato sull'idea, abbiamo il bel mare, abbiamo le spiagge e quindi chi se ne frega di organizzare anche delle attività perché tanto la gente comunque viene. Ecco, il fatto di invece dover rimediare quest'anno a una situazione di questo tipo potrebbe essere un'esperienza che rimane, un laboratorio che poi può effettivamente diventare una ricchezza anche per il futuro, sperando che tu lo riprenda nel modo migliore e nel modo solito. Assolutamente sì, ed è necessario perché comunque il turismo di massa, inteso come il turismo che abbiamo sempre visto, che forse anche un po' l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni snobbavamo quasi, che dicevamo cioè, c'è troppa gente, che ci sta, bisognerebbe dividerlo un pochettino di più, come nella famosa destagionalizzazione, e noi siamo, adesso non voglio farmi automarketing, però diciamo che noi siamo sempre stati i primi ad aprire e gli ultimi a chiudere, perché abbiamo sempre aperto a marzo e chiuso a novembre, quindi in questo crediamo fortemente. Certo, c'è bisogno di idee imprenditoriali nuove, c'è bisogno di prodotti nuovi, perché è facile dire destagionalizziamo, sì, però bisogna avere anche un prodotto, dei servizi attivi, perché se sappiamo benissimo insomma che se una persona vuole spendere una vacanza a gennaio in Sardegna, il problema è cosa fa. Certo. Quindi certo, bisogna inventarsi certo. Delle cose che negli anni sono state inventate dal punto di vista, come per esempio lo sviluppo delle parti interne, comunque un cortes aperto da alcuni eventi, cioè, un pochino si è andato in quella direzione. Troppo poco, bisogna avere dei prodotti più forti, ecco. Benissimo, Riccardo, buon lavoro, ti ringrazio tanto del tuo intervento, in bocca al lupo per questa stagione e magari ci sentiamo più avanti nel tempo per fare un po' il punto della situazione o il bilancio di quello che è avvenuto. Grazie. Va benissimo, grazie a tutti, buon lavoro. Buona mattinata, arrivederci. Grazie. A GP On Air si parla di Ardia, in un anno in cui l'Ardia non si farà, lo faremo con Daniela Cadeddu della nostra redazione di GP Report che ha indagato un poco su quelle che sono le situazioni e soprattutto gli umori del momento. Buongiorno Daniela e bentrovata. Ciao Vittorio, buongiorno e grazie. Che aria tira a Sedilo? Ma allora, sicuramente un'area che soffre molto dell'influenza del periodo, purtroppo le restrizioni dettate dal momento che stiamo vivendo e quindi legate alla diffusione del Covid-19 non potevano non interessare anche una manifestazione così importante in Sardegna come l'Ardia, come Sardia, se vogliamo dirla tutta in sardo. E sappiamo ormai che purtroppo non si terrà, siamo sotto data, perché avrebbe dovuto svolgersi tra la sera del 6 luglio e la mattina del 7, e è già confermato ormai il fatto che non si terrà la corsa. E per quanto riguarda la comunità sedilese, questo ovviamente viene vissuto sicuramente con dolore e rammarico, ma con grande responsabilità, perché ovviamente non ci si può sottrarre alle disposizioni ministeriali, e cercheranno in qualche modo però di onorare quella che è la devozione a San Costantino, a Santo Antino, se non altro celebrando le funzioni religiose, per quanto in forma ristretta sicuramente.
Senti, l'ex voto rimane però in sospeso, perché la gara in se stesso, o meglio la corsa in se stesso, puoi chiamarla gara, la corsa in se stesso che viene fatta per salvare la bandiera è lo scioglimento di un voto. Per Sant'Efisio, pur in forma minore, lo scioglimento del voto è avvenuto. La cosa che mi sembra sia una cosa che si manifesta, che sia evidente a Sedilo, è che mentre il sindaco sarebbe più orientato a sciogliere questo voto, il parroco invece assolutamente no, cioè l'esatto contrario. Chi dovrebbe credere nella religione, tanto che il voto è sacro, dovrebbe essere sciolto, non vorrebbe sciogliere il voto per questi stato di emergenza, neanche in forma minore, e invece la comunità vorrebbe farlo perché questa è la sua tradizione. Ma guarda Vittorio, io ho avuto modo di confrontarmi in parte, in maniera un po' riservata con alcune figure, e in realtà quello che mi è sembrato di capire è che non che il parroco non voglia sciogliere il voto, ma che comunque abbia dovuto adeguare la sua decisione a quelle che sono le disposizioni imposte dall'accordo che riguarda certo. Anche la SEI, per cui, per quanto, ripeto, con grande rammarico e con grande dolore, è stata una scelta obbligata da parte del parroco, che non ha fatto altro che eseguire gli ordini, rispettare le disposizioni, esatto, perché ovviamente tutto si può fare, ma non andare contro la legge. E oltretutto c'è anche un'incertezza sulle responsabilità legate anche alla sicurezza, perché chiaramente una manifestazione di questo tipo comporta tutta una serie di norme particolari già in condizioni, chiamiamole così, normali. In un anno particolare come questo tutte le norme legate alla sicurezza vanno ovviamente ad estremizzarsi, e non c'è una normativa ad oggi chiara su chi eventualmente sarebbe la figura responsabile di eventuali danni riportati poi dalle persone, per cui una situazione molto delicata, dove ognuno sta cercando di in primo luogo applicare le disposizioni che in questo momento hanno la priorità. Mi viene in mente, Daniela, mi voglio confrontare con te su questo. Mi viene in mente la storia della sagra, della festa di Sant'Efisio, cioè ci sono stati momenti, che ne so, Sardegna, nelle settimane successive non fu sciolto il voto il 1° di maggio, ma venne fatto un mese dopo. Ecco, a Sedilo si pensa ad una cosa di questo tipo, cioè poter spostare semplicemente la data dello scioglimento del voto, magari a una data di settembre. Guarda, in questo momento ancora non ci sono notizie certe, c'è ancora vige la massima riservatezza su questo, perché devono ancora incontrarsi le figure cardine di questa manifestazione, per cui non c'è dato modo neanche di fare una previsione, perché non sono in grado neanche loro. L'unica cosa sicura è che si terranno delle messe in onore di San Costantino, ripeto, con tutte le restrizioni imposte anche alle manifestazioni religiose. Purtroppo non sono autorizzate le processioni, e questo è uno dei motivi per i quali il parroco ha dovuto prendere questa decisione. Non essendo autorizzate le processioni, questo è stato uno dei limiti maggiori. Al momento nessuno della comunità sedilese si è sbilanciato nel poter dare un'eventuale data futura, perché ancora appunto devono incontrarsi e valutare dettagli e responsabilità. Ecco, questo è ciò che mi è sembrato di capire con maggior chiarezza. È capitato già in passato che fosse saltata l'Ardia? Allora, è capitato solo sotto i bombardamenti, se non ricordo male nel 1943, quello fu l'unico anno nel quale Sardi assaltò, e oggi ci si ritrova a vivere nuovamente questa esperienza. Credo che per i sedilesi però rimanga molto vivo l'aspetto religioso. Chi non è del posto probabilmente si concentra molto su quei due giorni della manifestazione, il 6 e 7 luglio, mentre invece per i sedilesi è un evento
vissuto nell'arco di tutto l'anno praticamente, anche perché a gennaio in corrispondenza di Sant'Antonio viene indicato quello che sarà il capocorsa, che poi rappresenta proprio Costantino nella vittoria contro Massenzio nel 312. È una manifestazione che ha origini veramente lontane, e quindi già da gennaio il parroco indica, andandolo a scegliere da un registro di nomi segreti, se vogliamo, quella che è la prima pandela e quindi il capocorsa, e poi a maggio vengono svelati gli altri nomi. Ci sono varie tappe quindi legate a questa manifestazione che coinvolgono la comunità. C'era già identificata la prima bandela quest'anno? C'era un nome che aleggiava, però che poi era stato smentito da lui stesso. Era stato fatto un nome a maggio, ma era un'indiscrezione che poi era stata smentita. Non ci sono state altre notizie poi in seguito. Insomma, una Sardegna che rinuncia un po' a quelle che sono le sue identità. Io veramente, devo dire, se posso esprimere la mia, avrei fatto simbolicamente comunque una discesa, magari solamente con la prima, la seconda bandiera, ma anche in modo solidale, forse anche semplicemente andando al passo, forse per caratterizzarlo, un po' quello che è stato fatto per Sant'Efisio in tante occasioni, il furgoncino dal latte sotto i bombardamenti, quest'anno con il trasferimento a Nola, giusto per sciogliere il voto dal punto di vista religioso. Insomma, far mancare del tutto comunque questa cosa è un po' privare la Sardegna, tagliare un pezzo di Sardegna, e purtroppo in molte ricorrenze che noi vediamo semplicemente come celebrazioni, come feste, ma che di fatto hanno un legame stretto con la popolazione, soprattutto poi in determinate zone della Sardegna. Insomma, rischiamo veramente di trovarci a rinunciare quest'anno alle nostre tradizioni, anche a quelli che erano tradizioni nate proprio per scacciare le difficoltà. Se posso interromperti, Vittorio, assolutamente credo che, sì. Credo che paradossalmente proprio dopo queste due date cruciali, dopo il 6 e 7 luglio, forse si riuscirà a parlare di Ardea un po' più serenamente, e forse riusciremo a capire un po' meglio anche dalla voce dei diretti interessati quali sono state le variabili che magari in questo momento ci sfuggono, perché non siamo all'interno dei vari tavoli tecnici e dei vari incontri che hanno accompagnato le decisioni che poi sono state prese. Sicuramente a noi che non siamo all'interno dei meccanismi sfuggono molte variabili, e credo che poi, una volta superate le date, magari si apriranno un po' più di finestre che ci faranno capire meglio, e magari riusciremo ad accompagnare la comunità sedilese in qualche manifestazione che sarà successiva, ma che potrà essere comunque un segno di ripresa e di rafforzamento dell'identità che noi popolo sardo riusciamo a vivere in qualche modo. Prende valore il messaggio del sindaco, che è contattato direttamente a me, mi ha risposto che parlerà dopo l'Ardea, quindi come data forse intendeva il 6-7, e poi ne parleremo. Io ti ringrazio, Daniela, del tuo intervento, di questa approfondita delucidazione su un aspetto della nostra tradizione che credo coinvolga tutti i sardi e non solamente la comunità sardinese, che è chiaramente la madre di questa ricorrenza, ma che coinvolge un po' tutti. Ti ringrazio. Grazie a te, Vittorio, grazie mille. Buon lavoro, ciao. Anche a te, ciao. È tutto anche per oggi, l'appuntamento, lo ricordo, con GPO Nera Attualità è per lunedì alle ore 12, ma vi ricordo anche che noi ci sentiremo domenica sera alle 19 con Squarciagol. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.